È da 2 anni circa che ci occupiamo di metano in Fiat ed è curioso perché da quando così il metano è diventato un fenomeno quasi di massa sostanzialmente, ci siamo confrontati con degli stereotipi, con dei pregiudizi, delle credenze false che la gente ha nei confronti del metano o di cose che la gente pensa di sapere nei confronti del metano e che sono completamente false, non sono vere. Abbiamo lavorato e stiamo lavorando per cambiare la mentalità e la percezione del metano presso la gente. Un po' sicuramente il successo nel mercato ci sta aiutando, però ci rendiamo conto che c'è ancora tanto da fare anche in comunicazione. Sì, per esempio, la prima cosa fondamentale di cui ci siamo resi conto è che per molte persone il metano e il GPL sono fondamentalmente la stessa cosa, sono simili. Anzi, intervistando delle persone in strada, viene fuori in modo un po' buffo, un po' simpatico, che soprattutto le donne, le guidatrici, pensano che il GPL e il metano siano la stessa cosa, semplicemente il GPL è la versione per autotrazione. E il metano è la stessa cosa per il riscaldamento della casa. In realtà non è così perché il GPL è un derivato del petrolio e il nome esatto di GPL non è gas propano liquido come tutti pensano, ma è gas di petrolio liquefatto ed essendo un derivato del petrolio in qualche modo è un prodotto di scarto della lavorazione del petrolio che ha un prezzo politico dal punto di vista commerciale. Il metano invece è un gas naturale. È il gas più ecologico oggi, il carburante più ecologico oggi a disposizione e ha quindi un'origine completamente diversa da quella del petrolio stesso. Seconda credenza falsa. Molte persone, ancora una volta le donne in particolare, le donne con bambini, le donne che devono portare tutti i giorni i figli a scuola, pensano che buffamente il metano sia più pericoloso della benzina, dei carburanti tradizionali. Anche questa credenza è assolutamente falsa perché l'EPA, l'agenzia, l'Environmental Protection Agency americana, che è l'agenzia che studia appunto la protezione ambientale, ha certificato il metano come il carburante più sicuro in assoluto, secondo solo al diesel, rispetto agli altri carburanti, quindi anche rispetto al GPL e rispetto alla benzina. Un'altra credenza da sfatare è il fatto che molta gente pensa che il metano, così come il GPL, non si possa parcheggiare né nei traghetti né nei piani interrati dei garage. In realtà questa è una differenza, è falso, questo è profondamente falso, ma soprattutto è falso il fatto di accomunare metano e GPL sotto questo profilo, perché mentre in realtà per il GPL è vero che non si può parcheggiare nei piani interrati sotto il primo livello, per il metano questo è assolutamente falso, si può parcheggiare dove ci pare, a qualunque livello e si può anche parcheggiare nei traghetti. Tematica interessante è quella dell'ecologia e del rapporto che esiste tra la percezione di ecologia e di rispetto all'ambiente che la gente lega al metano e le sue qualità intrinseche. In realtà, siccome qualcuno dice il metano puzza, io sento che l'odore del metano, il gas in casa puzza, quindi sicuramente non è il più ecologico dei carburanti, il GPL è più ecologico. Non è assolutamente vero, il metano è odorizzato artificialmente esclusivamente per ragioni di sicurezza, rendersi conto di eventuali perdite, ma essendo un gas altamente volatile, il metano è in assoluto il gas più sicuro oggi in commercio, per il quale eventuali perdite non causano problemi di sorta. Ripeto, viene odorizzato esclusivamente per rendersi conto di eventuali perdite, ma in termini di sicurezza è il carburante e il combustibile, in questo caso, più sicuro a disposizione. Un altro vantaggio del metano è il fatto che, a differenza dei carburanti tradizionali, consente di circolare nelle zone a traffico limitato. In questo caso esattamente come il GPL, ma in modo profondamente diverso, per esempio da quanto riguarda il diesel, che per esempio in regioni come la Lombardia viene demonizzato, osteggiato dalle amministrazioni comunali a favore proprio di carburanti alternativi come il metano e il GPL. Quindi assolutamente ci si può andare dappertutto. Per quanto riguarda il lato della distribuzione, che è sempre un po' tradizionalmente considerato uno dei talloni d'Achille del metano rispetto al GPL e rispetto ai carburanti tradizionali, si potrebbe dire questo: i distributori di metano sono pochi e questo effettivamente è vero, sono circa 660 in Italia.
stanno crescendo a una velocità interessante perché crescono circa al ritmo di 60-70 distributori nuovi all'anno, quindi più o meno a una velocità di crescita del 10%. Ne sono previsti in apertura più di 200, quindi sicuramente questa situazione si modificherà nel corso del tempo, anche per il crescente interesse che ormai la gente manifesta nel corso nei confronti del metano. Certo è che rispetto al GPL il metano, è vero, si trova con più difficoltà e soprattutto è localizzato in aree d'Italia particolarmente insomma, georeferenziate, per cui nel nord Italia è molto presente, al centro Italia è abbastanza presente, al sud Italia è poco presente, in Sardegna per esempio non c'è, perché il tubo del gas sostanzialmente in Sardegna la Sardegna è l'unica regione in cui il tubo del gas non arriva. Detto questo però è assolutamente falso con le auto Fiat che se rimani senza metano, resti a piedi, perché le auto Fiat sono tutte B-fuel, tutte B-serbatoio, hanno due alimentazioni che garantiscono, nel caso per esempio della Grande Punto, un'autonomia record di più di 1200 km in uso extraurbano, e in caso di esaurimento del carburante, del metano, la commutazione all'alimentazione benzina è del tutto automatica, quindi non esiste nulla che il cliente deve fare, deve semplicemente aspettare e la macchina in automatico va a benzina. E l'autonomia benzina, nel caso sempre della Grande Punto, è di oltre 700 km, quindi non c'è nessun problema a muoversi verso il più vicino distributore di metano. Una cosa buffa e interessante è che per preparare una conferenza stampa proprio dedicata al metano che abbiamo fatto al Centro Botanico a Milano il 16 di aprile, siamo andati in strada a intervistare diverse persone intorno ai temi del metano e una delle domande era proprio questa: cosa succede se finisci il metano? E diverse persone in realtà hanno risposto: ma se finisco il metano devo scendere, aprire la portiera, aprire il bagagliaio, cercare un commutatore come un po' in cucina sostanzialmente, girare questo commutatore, ritornare in macchina, riavviare e partire. Questo nelle macchine Fiat non succede, è tutto automatico, il cliente non si accorge di nulla. Tradizionalmente le macchine a metano venivano alimentate da bombole che venivano poste all'interno del bagagliaio, quindi evidentemente la capacità di carico veniva fortemente sacrificata. Nel caso delle macchine Fiat, le macchine Fiat vengono progettate fin dall'inizio per poter ospitare anche l'alimentazione a metano e quindi la dislocazione delle bombole viene considerata fin dall'inizio. Nel caso della Panna, per esempio, con il suo assetto rialzato, le bombole vengono poste nel sottopianale sotto il bagagliaio e quindi la capacità di carico non viene in nessun modo sacrificata ed è esattamente analoga a quelle della versione a benzina. Questa è una delle ragioni per cui raccomandabile, e il mercato ci sta premiando in questo senso, comprare una macchina Fiat a metano, perché è pensata fin dall'inizio per ospitare l'alimentazione a metano, quindi sia dal punto di vista del bagagliaio che dal punto di vista della sicurezza e dello sviluppo in termini di crash test e di rispetto delle policy appunto di sicurezza che il mercato ci richiede, è assolutamente paragonabile a quella di un'auto tradizionale. L'impianto a metano di per sé fa costare alla macchina un po' di più delle macchine tradizionali, questo è vero. È vero anche che con gli incentivi governativi di cui soprattutto la Fiat, in esclusiva la Fiat, può godere perché ben tre modelli della sua gamma rispettano un limite di emissioni inferiore ai 120 grammi per chilometro, Fiat può godere del massimo degli incentivi governativi, 3.500 euro di incentivi. 3.500 euro di incentivi di cui possono godere appunto i clienti di Punto Classic, di Grande Punto e di Panda. Questi incentivi fanno sì che il prezzo dell'impianto sia sostanzialmente equalizzato e il prezzo della macchina sia esattamente quello della versione a benzina. Quindi non esiste più il concetto oggi che il metano costa di più di una versione a benzina. Il metano, tra l'altro, ha uno straordinario vantaggio che non solo non costa più degli altri carburanti, è il carburante più economico in assoluto in commercio. Per fare degli esempi, immaginiamo di dover andare da Milano a Roma. Da Milano a Roma sono 623 km. Si spendono 41 euro andandoci a benzina, si spendono 29 euro andandoci con una macchina diesel analoga, si spendono 26 euro andandoci con il GPL e si spendono 22 euro con il metano. Quindi sostanzialmente il metano costa la metà del benzina. Se si amplifica ovviamente il tragitto, quindi si immagina andare per esempio da Milano a Palermo è facile perché ci vogliono 100 euro di benzina e ci vogliono 50-51 euro di metano. Quindi sostanzialmente costa la metà. E ovviamente questa è una delle ragioni fondamentali dello straordinario successo del metano oggi.
Un altro falso mito, profondamente errato, è che le auto a metano si svalutino di più delle auto alimentate a benzina o diesel. Questo è assolutamente falso perché dai dati che raccogliamo da Eurotaxi e quattro ruote, per il momento ovviamente relativi alla Panda, che è la macchina con un po' di storia per quanto riguarda l'usato, il valore di una Panda a metano al netto degli incentivi governativi a 2 anni è del 74% del nuovo, quando analoga versione a benzina è del 68% e per il diesel è il 57%. Quindi in questo caso possiamo dire che non solo non si svaluta di più di un'auto a benzina o di un'auto diesel, ma in realtà si svaluta ancora meno, ovviamente al netto degli incentivi governativi.